Buonasera, ben ritrovati a Lunedì Sport. Continua la serie di risultati positivi per la SPAL che sabato scorso al Mast ha conquistato però un solo punto contro il Pisa di Gattuso, punto però fondamentale che ha permesso ai biancazzurri di raggiungere la vetta della classifica assieme al Verona in attesa di vedere come risponderà il Frosinone questa sera che è impegnato con il Cittadella e per ora è appena passato in vantaggio. Il pareggio di sabato scorso è maturato da un Eurogol di Antenucci al 20° minuto, a cui ha risposto però 20 minuti dopo, al 40° dal dischetto, il capitano del Pisa, Mannini. Sono con noi questa sera per analizzare la situazione in casa SPAL, Francesco Cardi, avvocato in pensione, esperto di calcio. Grazie. Alessandro Fortini, presidente provinciale della FIVAP. Grazie, buonasera. Alessandro Andreini, team manager della SPAL. Buonasera. E Marco Contini di Repubblica. Buonasera. Come sempre potete mettervi in contatto con noi attraverso i vostri messaggi che potete mandare al numero per gli sms 366-6348-998. Ci potete chiamare al telefono fisso al numero 0532 90 89 02 e ci potete seguire via streaming sul sito www.telestense.it e da questa sera ci potete anche seguire sulla diretta Facebook sulla pagina di Telestense. Buona serata, sinceramente un pizzico di rammarico c'è perché dopo la rete di Antenucci tutti avevamo sperato che la SPAL potesse far bottino pieno anche con il Pisa, ma diciamoci la verità, Alessandro Andreini, probabilmente ci avremmo messo la firma alla vigilia della trasferta di Salerno e del match interno con il Pisa di vedere 4 punti in più nella classifica della SPAL. Sicuramente, anche perché comunque abbiamo affrontato una trasferta difficile, una trasferta lunga, credo che abbiamo fatto delle ottime cose, risultati importanti e dobbiamo proseguire il percorso. SPAL anche sabato ha disputato una gara su buoni livelli, però il Pisa ha fatto di tutto per non far giocare la SPAL. A mio giudizio il direttore di gara, il signor Valerio Marini, nome strano della sezione di Roma 1, è stato un po' esageratamente permissivo, soprattutto nella prima mezz'ora, quando i giocatori di Gattuso qualche calcetto in più lo hanno dato e sono sempre stati graziati dal fischietto romano. Ma cioè, ora analizzare l'operato dell'arbitro non mi metto qui ad analizzarlo. Analizzo quello che di importante sta facendo questa squadra e anche sabato credo che abbia fatto un'ottima prestazione contro una squadra che era comunque difficile da affrontare perché non è che ti lasciava molti spazi, si chiudeva, interrompeva spesso il gioco, come hai detto appena tu, sistematicamente quando non arrivava a chiudere in maniera tecnica, chiudeva magari con il falletto tattico, quindi abbiamo fatto secondo me un'ottima gara, siamo passati in vantaggio, poi è capitato che è successo che c'è stato il calcio di rigore e poi dopo abbiamo fatto fatica a trovare dei varchi giusti, però credo che bisogna analizzare a 360 gradi un po' il tutto e dire che abbiamo fatto bene e dobbiamo pensare ora alla prossima partita che sabato ci aspetta. Di positivo c'è che ancora una volta la squadra ha evidenziato compattezza, tant'è che Meret ha corso pochissimi pericoli. C'era un po' questo timore. Se confrontiamo SPAL Pisa della stagione passata al confronto della formazione di Semplici di Gattuso di questo campionato, si vede che di acqua ne è passata tanta sotto i ponti, perché la SPAL ha cercato di fare la partita ma mai ha concesso spazio alla ripartenza dei toscani. Ma no, perché loro sicuramente hanno preparato una partita sapendo che incontravano un avversario organizzato, un avversario che in questo momento sta facendo cose importanti e hanno cercato di fare una partita difensiva, ci sono riusciti, hanno portato a casa un punto, peccato per noi che non siamo riusciti a portare a casa il risultato pieno, però io penso che ci sia soltanto da continuare sotto questo aspetto in maniera compatta, con determinazione come stanno facendo i ragazzi e come sta facendo lo staff, ecco. La regia ci sta facendo vedere una serie di immagini che penso, avvocato,
siano molto significative e a conferma di quello a cui abbiamo fatto cenno poco fa. No, indubbiamente, però io ne ho visto solo degli spezzoni perché purtroppo non stava molto bene e ti dico che però era un arbitro che lasciava correre comunque, sia da una parte che dall'altra. Non è che è chiaro che per la spalla era penalizzante perché giocava in casa e doveva creare azioni, però era un arbitro che, diciamo così, lasciava correre un po' da tutte e due le parti. A tuo giudizio invece, caro Contini, cosa è mancato a questa squadra per portare a casa i tre punti a prescindere dall'episodio che alla fine è risultato poi determinante? Un po' di fisicità. Io lo dico, poi Andreini mi correggi tu se sbaglio. La sensazione vista dalla tribuna è che fossero un po' stanchi. Ho visto alcuni... Faccio un esempio, Schiattarella è uno che nei primi 60-70 minuti di partita non sbaglia un passaggio, poi quando, voglio dire, quando comincia ad andare un po' in acido lattico, fatica anche lui, essendo un essere umano, comincia a sbagliare dei passaggi. Io di passaggi sbagliati ne ho visti tanti, e la sensazione è che appunto è che fossero un po' stanchi, cosa che ci sta naturalmente, era la quarta partita in... 11 giorni. Beh, in realtà erano provatissimi. In realtà poi rispetto alla squadra scesa in campo a Salerno c'erano unicamente Bonifazi e Merete. Sì, è vero, hai ragione, però comunque sia, insomma, intanto c'hanno tutti quante partite nelle gambe ormai? Siamo 30, all'ottava di ritorno, quindi 29 partite nelle gambe. È vero che la maggior parte non avevano giocato nella partita contro la Salernitana, però, come dire, alla fine questi ritmi qui si fanno sentire moltissimi. Ho la sensazione che comincino a sentire un po' la fatica del campionato, cosa che naturalmente uno potrebbe dire lo stesso anche del Pisa, naturalmente anche loro, quindi hanno lo stesso numero di partite nelle gambe, però se stai lì a difenderti e magari anche a tirar calci, la fatica fisica la senti di meno che non se devi costruire il tuo gioco. Ale, ma tu giudici più una fatica mentale o una fatica fisica? Se di fatica dobbiamo parlare. Io la fatica non ne vedo. Ho la fortuna di essere a bordo campo con loro, quindi non vedo fatica. Se c'è magari stato qualche errore, qualche passaggio sbagliato, qualche dettato anche probabilmente da chi l'avversario che avevi contro, perché comunque a volte magari andavi a forzare delle cose che delle giocate dove magari non ti riuscivano, quindi magari è sembrato un errore da parte di un giocatore anziché dell'altro. Io non ho visto una fatica da parte dei giocatori. È ovvio che ci può stare che magari un giocatore dopo 29 partite possa essere un attimino al di sotto di quello che è stato l'andamento del campionato. Io penso che siamo esseri umani e a volte se uno è sempre stato da 8, 6, da 7, non vuol dire che è un fatica. Se dopo posso dire la mia su questo. Questo è una mia opinione. Ma mi conforta questo, ben inteso. Se posso dire la mia, credo che questa sarà la forza della SPAL. E anch'io non faccio discorsi di stanchezza, ma la SPAL, questo ci ha dimostrato a Salerno, ha la fortuna, e qui vorrei spendere due parole per Vagnati, oltre che per Semplici, che per me è stato un fenomeno, è riuscito a fare due squadre che praticamente si equivalgono. Quindi la SPAL, nel momento in cui potrà avere qualche calo in quelli che hanno fatto i titolari finora, ha dei sostituti che sono all'altezza, e questa sarà la forza della SPAL secondo me nel finale di campionato, ed è per quello che dopo aver visto la partita con la Salernitana sono diventato estremamente fiducioso. È pesantissimo però, Alessandro Fortini, disputare nell'arco di un campionato 42 partite. Ma io sono come, diciamo, il prezzemolo fuori dal piatto, perché chiaramente non sono un esperto di calcio, anche se, come dicevo prima, appassionato sì, però appassionato sì. Beh, credo che non esista un ferrarese che non sia appassionato della SPAL. È veramente difficile, anche perché non soltanto perché è un pezzo di cuore della città, ma insomma questi ragazzi hanno dimostrato una capacità, una forza straordinaria. Credo che, come dicevi tu, da appassionato sportivo, che non sia facile, ci siano delle componenti, come è stato giustamente detto, insomma bisogna dare merito agli avversari. Il Pisa è una squadra difficile, mentalmente anche difficile, bisogna anche ricordare, insomma, le pressioni che quando, insomma, l'opinione pubblica, la stampa, la gente, insomma, ti chiede sempre di fare, di vincere, come se fosse scontato, come se fosse semplice, quando tutti parlano ormai di stadio da Serie A, quando tutto il sistema ha quella direzione, credo che ci possano anche essere delle dinamiche
quando tu giochi, che sono al di là anche di quello che può essere l'aspetto fisico. Io quindi non credo effettivamente all'aspetto della stanchezza. Credo che questa squadra debba rimanere lì con la testa, credo, come hanno detto, che ci siano le capacità e che possa dare veramente delle gioie incredibili a questa città. Sentite un po' di pressione ultimamente? O all'interno dello spogliatoio c'è assoluta tranquillità, anzi c'è ulteriore carica? Quella sì, siamo consapevoli che ci stiamo andando a giocare un qualcosa di importante, però se devo dire che sentiamo pressione, io questa cosa qui non la respiro da parte dei ragazzi, da parte dello staff. I giocatori, l'allenatore lavorano con serenità, con tranquillità, con impegno, massimali sempre. Quindi anch'io sono fiducioso di potersi andare a giocare qualcosa di importante. È ovvio, il campionato è lungo, abbiamo da affrontare ancora tante partite. Mi ricollego sul fatto che è stato detto che ci sono 24 giocatori a disposizione dell'allenatore e tutti quanti sono di altissimo livello, perché lo hanno dimostrato quando sono stati chiamati in causa anche chi ha giocato molto poco in questo campionato. Quindi dobbiamo essere sereni e tranquilli, andarci a giocare le nostre partite e poi arrivare in fondo e capire che livello abbiamo raggiunto. C'è da sottolineare un altro dato di fatto che direi molto significativo, avvocato. Il Pisa, con quello di ieri, di sabato, ha subito il 18° gol. Miglior difesa del campionato. Certo. E poi seguita da quella di Benevento e Spezia 25, quindi addirittura 7 reti in mano di chi in assoluto. Ma poi Gattuso imposta la squadra praticamente da un punto di vista difensivo. E la SPAL le sue occasioni da gol le ha create, certo. Perché anche dopo 2 minuti, dopo 50 secondi, Flocker ha messo il pallone alto di un niente, e poi quelle del secondo tempo di Antenucci. Tu fai anche questo ragionamento, che il Pisa con il rischio di avere una squalifica non si sa appunto di quanti punti. Quindi Gattuso li sta motivando in modo che ogni punto per loro è un punto guadagnato. Questi daranno via la pelle pur di non perdere una partita. Quindi è stata una partita estremamente difficoltosa, ancora di più di quello che sarebbe stato senza il timore di eventuali penalizzazioni e cose del genere. Per cui per me è un'ottima spalla, veramente. È un Pisa che tra l'altro continui, è imbattuto dall'inizio del girone di ritorno, non casualmente direi. Niente affatto casualmente, guarda, io ti cito solo un colloquio avuto poi in sala stampa dopo con alcuni colleghi pisani, c'eravamo noi che insomma, li rimbrottavamo un po', dicevamo vabbè, ma che modo di giocare a pallone, avete distrutto gioco più che farlo, eccetera eccetera, e questi anche con l'orgoglio, diciamo così, di chi segue, sa di seguire una squadra che ha avuto problemi societari colossali, in difficoltà, che deve assolutamente lottare con le unghie e con i denti per salvarsi, hanno detto vabbè, ma che vuoi, lo dicevano con accento pisano che io non so replicare. Traduce Alessandro. Il Pisa era squadra ignorante, gioca come il suo allenatore, questa era la loro rivendicazione, no? E lo dicevano con un qualche orgoglio legittimo, del tutto legittimo. Devono sfruttare le armi su cui possono fare affidamento. Certo, la loro arma è quella, la loro arma è chiudersi, difendersi, perché poi al di là di tutto è vero che, come dire, di botte ne hanno tirate parecchie, però hanno chiuso gli spazi in una maniera straordinaria. Infatti io dicevo, adesso crollano, esatto. Crollano. E poi non crollavano mai. La SPAL è riuscita sulle ali a far male, in mezzo non siamo passati una volta che fosse una, mi pare. Cosa che vuol dire mica per demerito, per merito loro, che se fanno una densità straordinaria, pressano. Se mette su un muro è dura buttarlo giù. Ah no, no, ma c'eravate riusciti. C'eravamo riusciti perché abbiamo creato come nostra abitudine, quindi giocare a calcio, un'azione importante, dove poi Antenucci l'ha finalizzata con gran gol. Io penso che la SPAL quest'anno ha dimostrato, oltre che raggiungere degli obiettivi, penso che abbia dimostrato di giocare a calcio in una categoria dove non conosceva, si è imposta giocando a calcio. Ma quindi quella questo, per un episodio. Questo bisogna dire che bisogna riconoscerlo. Poi è ovvio, se trovi squadre che ti creano delle difficoltà e non riesci a trovare degli sbocchi, ci sta anche tu pareggi le partite. Però noi gol abbiamo fatto, siamo riusciti a sbloccarla, poi c'è stato il calcio di rigore e purtroppo l'abbiamo pareggiata. Ci sta anche questo, però io devo dire che le ultime 3 partite penso che abbiamo fatto 7 punti.
o sbaglio. Poi, quindi nelle ultime tre partite 7 punti, penso che è un bottino importante, trovando anche sempre la via del gol e giocando con delle squadre e con una trasferta come Salerno difficilissima, perché non ci ricordiamo che la Salernitana poi è andata a Benevento fino agli ultimi 3 minuti, se non dal calcio di rigore a Benevento stava vincendo la partita. Quindi io non vorrei andare a nascondere tutto quello che è stato fatto di buono sul pareggio del Pisa. Abbiamo incontrato una squadra, secondo me una buona squadra, con un allenatore che ha una mentalità importante e l'ha trasmessa alla propria squadra. Quindi io ritengo il Pisa un'ottima squadra, dove ci ha messo in difficoltà e non ci ha dato modo di poter magari trovare squadra che, ricordiamoci, a prescindere dalle penalizzazioni, con tutte le problematiche a cui ha dovuto far fronte sino al mercato di gennaio, oggi come oggi sarebbe salva, perché si ritrova a quota 32 con la Pro Vercelli, quindi alle sue spalle ci sono 6 squadre, nonostante anche un punto di penalizzazione, altri ne arriveranno. Secondo me il Pisa dovrà avere, io parlavo con il loro dirigente, dovrà avere dei punti di penalizzazione, non so se 3, 4, quanti ancora punti di penalizzazione, però secondo me il Pisa è una squadra che arriverà a fine campionato e si salverà. Questo è quello che io penso. Lo dici da ex, che... col cuore da ex? Ma lo dico da ex, perché comunque ho vissuto l'ambiente di Pisa e conosco bene l'ambiente di Pisa. Lo dico perché comunque, affrontando una squadra come il Pisa di domenica, loro sanno quali possono essere i loro limiti e le loro difficoltà e vanno a raggiungere quello che sono degli obiettivi come risultato di domenica. Loro volevano un punto, l'hanno ottenuto. Poi noi dobbiamo fare il nostro percorso. Ci fermiamo per la pubblicità, torniamo tra poco anche con i vostri messaggi. È finito il primo tempo tra Frosinone e Cittadella, sono avanti i padroni di casa per 1-0. Partiamo con i vostri messaggi, sono arrivati davvero tanti messaggi sulla questione dello stadio, ma adesso parliamo prima del calcio giocato, riferendoci alla partita di sabato. Tanti telespettatori chiedono un parere ai nostri ospiti in studio, ci chiedono se per avere più fisicità, ne parlavamo prima, per avere una SPAL con più fisicità non sarebbe meglio rivedere Gasparetto in difesa e più spesso Rini al posto di Castagnetti, che nelle ultime partite appare un po' stanco. Ali, inizi tu a rispondere? Cioè, io penso, non rispondi che aspetta al mister. Se devo parlare di fisicità, cioè, questo, io penso che il mister faccia delle scelte, e quando fa delle scelte mi sembra che ora le abbia fatte sempre in maniera giusta. Abbiamo 24 giocatori, sono tutti quanti sulla stessa linea, e l'allenatore fa delle scelte e quando viene chiamato in causa il giocatore viene impiegato. Però non penso che Bonifazi non abbia fisicità, non penso che Vicari non abbia fisicità. È ovvio che abbiamo Gasparetto, che anche lui in questo campionato è stato importante quando è stato chiamato in causa, è un altro giocatore, un altro elemento importante che l'allenatore ha a disposizione. Ecco, ricordiamoci che fra l'altro Gasparetto è reduce da infortuni, sta recuperando con un fisico proprio così, sì, imponente, impiega più tempo dei compagni. Ha giocato a Salerno, quindi ha dimostrato di aver fisicità, di aver qualità, di avere delle caratteristiche importanti, ha fatto un'ottima partita, c'è stata subito dopo una partita, dopo 3 giorni, l'allenatore ha fatto altre scelte. Quindi credo che quando vengono chiamati in causa questi ragazzi sono sempre massimali, hanno sempre dimostrato di essere all'altezza della situazione. L'allenatore può scegliere quando vuole, quindi io non creerei molte polemiche o problematiche. Sta giocando ancora il Frosinone, siamo a 52 punti, ci possiamo baciare i gomiti. Quando siamo partiti a luglio probabilmente speravamo di arrivare a quota 50 magari più avanti per la salvezza. Oggi stiamo lì a giocarci qualcosa. Ricordiamoci anche, sosteniamo questi ragazzi, sosteniamo. Ma ricordiamoci anche il lavoro che viene effettuato nel corso della settimana da tutto lo staff. Sappiamo che monitorate quotidianamente anche le condizioni fisiche. Una lancia magari a favore anche, e questo mi preme dirlo, a favore di chi non è esposto. E qui parlo di chi lavora dietro le quinte, perché questa società è fatta da una proprietà, da un presidente, da un direttore sportivo, da allenatore e giocatori, quindi la parte tecnica. Però è fatta anche da chi lavora in lavanderia, chi lavora in magazzino, chi lavora in ufficio. Io ringrazierei tutte queste persone, perché se la macchina
è messa a strada, è messa bene, è messa anche grazie a queste persone. Quindi io ringrazierei anche loro per quello che ha fatto la SPAL, non solo quest'anno, ma anche negli anni precedenti. Perché Francesco, sappiamo quanto è importante girare l'occhio, avere un punto di riferimento dalla segnatura del campo arrivare a chi il gol lo segna. È basilare. Ti dico, quest'anno sto provando delle sensazioni che pensavo di non provare più in vita, perché tu lo sai, io sono uno spallino proprio di quelli di vecchissima data, mi sembra di rivivere i tempi di Cacciagli, i tempi della famosa Serie A seconda in classifica a fine del girone d'andata, quando vedevo giocare i picchi. Ti dico la verità, per me è una soddisfazione enorme, mi dispiace di non abitare più a Ferrara, perché altrimenti sarei sempre allo stadio. Veramente è un piacere quest'anno. Poi mi capita delle volte di andare al centro, vedi proprio che c'è una sintonia in tutto l'ambiente. È andare alla SPAL in questo momento è una situazione di vero piacere. Alessandro, tu che hai a che fare con l'imprenditoria locale, probabilmente ti stai rendendo conto di come in questi 2-3 anni le cose sono cambiate all'interno della società e anche in tutta la città. Infatti Alessandro ha detto una cosa importante: innanzitutto le grandi società sono grandi società quando una struttura articolata e correttamente strutturata e fatta in ogni tassello, non è soltanto la maglietta, non è soltanto quello che si vede nei 90 minuti. Io col ruolo invece di lavoro, quindi da responsabile di CNA, ho avuto la fortuna di partecipare a qualche incontro organizzato anche dalla dirigenza, vedo tantissime mie imprese che hanno capito, tantissimi piccoli imprenditori che hanno capito veramente quanto la SPAL fosse importante sia per loro sia per la città, e con orgoglio e piacere abbiano partecipato a questo progetto. Ecco, il termine progetto credo che sia veramente la risposta giusta, cioè il fatto che abbiano costruito una direzione, che molti imprenditori l'abbiano sposato. Qui a Ferrara non abbiamo la fortuna di avere un grande imprenditore, due grandi imprenditori, quelle imprese che possono mettere, no, i milioni di euro. Non so, noi siamo questi, dobbiamo essere orgogliosi di quello che siamo. Però cioè, siamo lancia in barilla come a Parma, ad esempio. Con quello che... Però io ne ho visti tanti, decine e decine, che hanno veramente, ti assicuro, mi piace. Ma è meglio avere il gruppo. Orgogliosi, cioè io ho visto degli imprenditori che orgogliosi uscivano e facevano vedere il contratto in mano, non lo dico esagerando, proprio contenti di aver fatto una cosa di questo tipo. Quindi veramente un bel progetto. Sta crescendo tutto attorno alla SPAL. Verrebbe da dire, senza troppa polemica, alla buon'ora, perché per 20 anni questa imprenditoria non si è vista. No, ma io ti interrompo. C'è un motivo. C'è un progetto. Motivo. Non c'era chi tirava le file, chi dava garanzie, sia sotto il profilo economico, perché non scordiamoci, qui c'è un presidente Walter Mattioli che il Deus ex machina. Guarda, Ale, ma al suo fianco chi non c'è? Non è soltanto una questione di persone, scusa, è una questione di progetto. Cioè, nel momento in cui tu coinvolgi la città. No, Ale, lasciami finire il discorso, voglio arrivare a questo. Poteva esserci anche allora un personaggio di questo tipo, ma poi non c'era una proprietà economicamente forte, non c'era chi garantiva gli introiti, i contributi necessari per assicurare una stagione tranquilla, per assicurare di rispettare quelli che erano gli obiettivi di inizio stagione. Si andava avanti, come diciamo a Ferrara, alla Dio Mama, cioè senza avere un obiettivo tecnico, senza avere nemmeno una tranquillità economica. È questo che a mio giudizio ha portato a far sì che, intanto, sono dovuti passare alcuni anni, perché Colombarini e i Mattioli non sono arrivati ieri, hanno dovuto portare la SPAL dalla seconda divisione sino alle soglie di quel campionato che io non nomino. A questo punto qualcosa si è mosso, ma sinceramente sino a metà dello scorso campionato, caro Contini, caro Fortini, la situazione non era così rosa come oggi. Il Ferrarese ha dovuto dire sì, adesso ci guardo, adesso prometto, adesso ecco. Hanno iniziato ad allargare un po' i cordoni della borsa. Diciamo, come dire, che allora mettiamola così: il Ferrarese ci mette un po' di più della media a, come dire, a farsi prendere dal giusto entusiasmo? Lo vogliamo mettere in questi termini? Sì. Però è vero. Avere delle sicurezze. È vero, perché non vogliamo nasconderci dietro un dito. Però veramente
Va bene, Alessandro, il fatto che ci sia un grande imprenditore, la famiglia Colombarini è stata ed è straordinaria, ma ti garantisco, c'è l'entusiasmo, c'è il progetto, c'è la voglia di coinvolgerlo sul territorio, c'è stata anche la capacità di andare a parlare una lingua giusta nei confronti di queste piccole imprese, perché molte volte c'è anche un po' non il meccanismo giusto di dialogo, talvolta non si riesce a coinvolgere il piccolo perché dice, ma cosa ci faccio io col piccolo quando tutto sommato non riesce a dare quel famoso contributo che immediatamente mi risolverebbe tutto. Invece qui c'è un bel progetto perché hai decine e decine di imprenditori che ci credono, che sono orgogliosi. Vale, abbiamo altri messaggi? Sì, è arrivato un messaggio per il nostro ospite Andreini, c'è un tifoso, Marcello, che ti chiede, non ho mai capito che cosa faccia esattamente il team manager in una squadra di calcio, se me lo puoi spiegare. Cioè, non c'è bisogno del team manager. Ma magari no. No, il team manager... No, diciamoci che il team manager lavora 24 ore al giorno, perché finisce tutto addosso a lui. A volte anche 26. No, è quello che ho tutta la gestione organizzativa della squadra, quindi qualsiasi cosa c'è bisogno devo intervenire e risolvere la problematica, in più poi tutto quello che concerne ovviamente l'organizzazione della settimana per lo staff, per la società, per i giocatori. Sono da tramite, praticamente sono quello che riporta alla società e chiede alla società le necessità e risolve le problematiche che si vengono a creare ai giocatori o allo staff tecnico. Ecco. Cioè è la persona alla quale, in fin dei conti, quando c'è un problema ci si rivolge. Esatto. È successo questo, cosa facciamo? Esatto. Alessandro, che sia la foratura di un pneumatico di un giocatore, che sia tutto il mal di pancia, che sia il colore sbagliato della maglia, anche se danno bisogno poi anzi la tabella, anche problemi individuali sempre inerenti al discorso calcistico, poi non è che entro nelle case loro e vado a risolvere magari il tubo che perde, quello no. Però perché chiamano l'idraulico, però magari se c'è conoscenza, faccio un esempio, quando arrivano i giocatori a Ferrara, se non devono trovare un appartamento, ho dei contatti con le agenzie, ho dei contatti con chi si occupa di questo genere qua, dove io poi dopo metto a disposizione e loro vanno a vedere appartamenti. Cioè è a 360 gradi, è una gestione a 360 gradi, organizzo le trasferte, cioè faccio tutto quello che serve nella gestione della squadra logisticamente. Poi dopo E per questo è necessario, per non dire indispensabile, avvocato, che a vedersi affidato un compito di questo tipo sia uno che sa come funziona il calcio, ha frequentato per anni lo spogliatoio, perché a volte i team manager sono gli amici degli amici, ma invece è indispensabile. Chi ha frequentato il spogliatoio sa meglio nella divisione delle camere, in tutte queste cose qua, ma è tutto. Ci sono anche delle situazioni interne, logicamente, esatto. Quando... magari ci sono delle problematiche, sapere i momenti, esatto. I tempi, come muoversi, perché comunque essendo stato all'interno di uno spogliatore per 18 anni è ovvio che conosci quello che sono le dinamiche del giocatore. Devi prevenire i problemi. Assolutamente, assolutamente. Torniamo a Spal Pisa, andiamo a sentire le parole del patron biancazzurro Simone Colombarini con l'intervista in collaborazione. Anche perché, diciamo la verità, c'è... Delle parole di Simone Colombarini è un motivo importante, un tema importante che è stato affrontato, vero quello? Quello dello stadio, che è stato affrontato anche largamente dai nostri telespettatori fino a questo momento, di cui dopo parleremo, con appunto l'intervista in collaborazione con Tosi e Alfonso Serramenti. C'è un pizzico di amarezza, ma guardiamo la classifica, seppur con una gara in più, questa sera la SPAL è lì è ovvio, a guidare tutto il gruppo in compagnia del Frosinone, diciamoci la verità. Se avessimo fatto un'ipotesi di questo tipo qualche mese fa, qualcuno ci avrebbe preso per matti. No, beh, ma io ho già detto più volte che la posizione, i punti che abbiamo fatto fino adesso ci avremmo fatto, non dico la firma di fare la fine campionato, ma quasi, quindi abbiamo fatto tantissimo e non è che se anche da qui andare avanti i risultati non saranno come in questa fase possiamo dire che la stagione non è andata bene. Questa stagione sarà comunque una stagione che chiuderemo alla grande, penso. Poi l'obiettivo
che abbiamo davanti, cercheremo di inseguirlo partita per partita, sapendo che non sarà possibile vincerle tutte e che avremo anche la difficoltà che oggi molte squadre affrontano la spalla accontentandosi del pareggio, come abbiamo visto oggi. Anche oggi 8.000 spettatori, ci fai un aggiornamento sugli ultimi incontri che avete avuto in particolar modo con la commissione di vigilanza per quanto riguarda lo stadio? Sì, beh, lo stadio, la commissione si riunirà il 20 per approvare definitivamente i progetti che sono stati presentati, che magari si può ancora portare qualche piccola modifica, però le soluzioni a questo punto sono due, dice che chiaramente non è che ci siano tante altre strade in questo momento. Per l'anno prossimo dovremo approntare uno stadio che sarà da 12.000 posti nel caso in cui affronteremo il campionato di Serie B, dovrebbe arrivare fino a 14 nel caso in cui affronteremo il campionato di Serie A. L'unico punto che rimane ancora da chiarire è come dovrà essere lo stadio per l'anno successivo qualora dovessimo partecipare alla Serie A, perché come primo anno possiamo partecipare in deroga, però bisogna presentare un progetto che preveda per l'anno successivo l'arrivo almeno a 16.000 posti. Su questo ci stiamo ancora facendo un po' di ragionamenti, perché ci sono diverse soluzioni e non è così semplice ricavare da questa struttura 16.000 posti. Quindi per l'inizio del prossimo campionato possiamo contare certamente sulla gradinata con posti a sedere e sulla costruzione della nuova curva in muratura oppure con altro tipo di struttura? No, direi che la curva sarà in acciaio e la capienza dipenderà dal campionato che andremo ad affrontare. Credo che saremo sui 1.500-2.000 nel caso di Serie B e più capiente nel caso di Serie A, però diciamo che la differenza più grossa tra i due lavori che sono da fare non è tanto nella capienza, perché ripeto la differenza l'unica potrebbe essere la curva, quanto nell'illuminazione, su cui invece c'è da fare un intervento pesante qualora dovessimo essere in Serie A. Di cui se ne deve far carico chi? Beh, su quello diciamo che non abbiamo ancora raggiunto un accordo al 100%, però il Comune si farà carico di una parte dei lavori e la società se ne farà parte di altri, quindi dovremo anche tener conto nella prossima stagione di un esborso dovuto alla messa a norma dello stadio. Avanti quindi, beh, famiglia. Avanti sicuramente non siamo venuti qui per andare indietro, quindi avanti ci andremo con tutte le forze che riusciamo e cercheremo sempre di ottenere il meglio. È ovvio che se una parte delle risorse devono essere poi messe a disposizione nello stadio, da qualche parte bisogna sacrificare. Prima di tutto c'è una questione che sta a cuore a tutti noi, che è decisamente più importante, ovvero riguarda le condizioni di Pietro Verri. Tutti noi sappiamo che cosa gli è successo e oggi per lui era una giornata importante. Giornata importantissima, oggi è stato sottoposto all'intervento chirurgico per la riduzione delle varie fratture che si era procurato in occasione della gara di Verona, e le notizie che giungono dall'ospedale Borgo Trento appunto di Verona sono incoraggianti e positive. L'intervento sembra abbia dato esito positivo, quindi un ulteriore passo in avanti per la guarigione di Pietro, e lo abbiamo. Attenzione, parliamo di Pietro, è stato lui che ci ha portato bene in Cittadella, ha pareggiato a Frosinone, chissà, mentre lì che dorme era meglio al 45esimo del secondo tempo, alla SPA, quindi Frosinone 1 e Cittadella 1. Comunque, per chiudere, a parte queste battute, diciamo col sorriso sulle labbra, perché sembra che il grosso del pericolo sia scampato, anche se i tempi di recupero ovviamente si profilano ancora lunghissimi. Comunque oggi è stato il giorno di un grande passo avanti. Ti aspettiamo, Pietro. Vale, abbiamo altri messaggi? Sì, arriviamo alla questione dei biglietti più che altro per quanto riguarda lo stadio. In tanti sono arrabbiati appunto perché non si riesce a prendere il biglietto per assistere alla spalla, anche tanti tifosi che sono sempre venuti allo stadio, in tanti si lamentano appunto per questo problema. Ecco, ci colleghiamo quindi all'intervista e alle parole del patron Simone Colombarini. Ovviamente in questi giorni si è scatenato un dibattito, c'è anche chi propone la costruzione di un nuovo stadio, e invece è stato deciso, e qui vorrei un po' conoscere anche la vostra opinione, poi vi dico anche la mia, ma tutti ormai la conoscono, se sia opportuno continuare in questo processo di restyling del Paolo Mazza, oppure se sia invece opportuno pensare anche ad un nuovo stadio. Inizierei a parlare con te, Alessandro. Io non ho dubbi, nel senso che io sono un fautore del fatto che si debba rimanere dove siamo,
Il progetto dello stadio è un progetto che ha senso proprio perché ha un concetto di riqualificazione del stesso pezzo della città. Cioè, noi abbiamo, prima guardavamo nelle immagini e vedevamo insomma, un tifoso, un bambino. Cioè, una serie di bimbi. La bellezza di vedere la Spal è di aver riportato migliaia di famiglie. Quindi il pensiero di avere uno stadio in centro, che sicuramente ha delle complicazioni dal punto di vista logistico e anche strutturale, ha però una componente diciamo di impatto nella città, di riqualificazione di un pezzo della città difficile e di dargli anche una bellezza nuova fortissima. E poi in ogni caso, lo dicevamo in modo anche molto franco, sarebbe un progetto che non avrebbe né durata breve e avrebbe difficoltà dal punto di vista economico, perché insomma sarebbe difficile da avere un, diciamo come dicono, un cashback immediato, nel senso che è difficile poter investire milioni e milioni di euro pensando di riavere immediatamente questo tipo anche di investimento. Anche perché serve almeno una ventina di milioni di euro. Ma no, si tratta di urbanizzare. Assolutamente, ma rimane il fatto, anche se ci fosse un investimento, secondo me la bellezza del Paolo Mazza, la bellezza di quel pezzo di città, la forza di poter riqualificarla e di dargli prospettiva sono impagabili. Marco, il progetto di arrivare diciamo a 13-16 mila posti è quello ideale? A mio modesto avviso sì. Vorrei semplicemente segnalare il progetto di riqualificazione del Dall'Ara a Bologna, e stiamo parlando di una città che è tre volte le dimensioni di Ferrara, parla di 29 mila posti. Stiamo parlando del Bologna. Allora, stiamo chiaro, parlando di una città metropolitana. Stiamo parlando di una città metropolitana. Stiamo parlando della città metropolitana. Tra l'altro, la città metropolitana di Bologna ha 1 milione di abitanti, non scherziamo. Cioè, in una città come Ferrara, chiaro che io preferirei 16, anzi, ti dico di più, sarei più contento ancora se fossero 20, voglio dire. Sì, ma dopo se però, però voglio dire, l'ordine di grandezza, è chiaro che deve essere quello lì, saranno 15-16 mila posti, quello è l'ordine di grandezza di uno stadio in tempi moderni, in tempi in cui ci sono, come dire, le dirette televisive costantemente su tutte le partite. Questo è il pubblico, queste sono le dimensioni. L'idea di costruire un nuovo stadio a me pare una follia, francamente, da un punto di vista urbanistico, da un punto di vista economico, non c'è il ritorno economico, non è lo Juventus Stadium, ragazzi, c'è poco da fare e non sarà lo stadio di Tor di Valle della Roma. Anche perché cioè, stiamo parlando di metropoli. Francesco, non può essere utilizzato come in una metropoli, quindi come in una Roma, in una Milano, 365 giorni all'anno. Naturalmente è loro che vivono sempre a Ferrara sanno esattamente quelle che sono le esigenze. Io pensavo, il vecchio discorso che si faceva tantissimi anni fa, si fa lo stadio in zona diciamo così autostrada, vicino all'entrata dell'autostrada, in modo che lo smaltimento sia rapido e veloce, e si cerca di urbanizzare l'area dove oggi come oggi c'è lo stadio, che è un'area totalmente centrale dove sicuramente gli appartamenti andrebbero via in 4 e 4-8. Non lo so, perché quanti appartamenti sfitti ci sono, Alessandro, attualmente in città? Sfitti o invenduti? Tra tutte le varie diciamo vicissitudini note, almeno 1500. Ecco, quindi c'è anche questa situazione per cui oggi come oggi fare appartamenti nuovi moderamente non sarebbe un vantaggio per chi li fa, ma sarebbe un onere. Per cui molto probabilmente hanno ragione loro. Tra l'altro bisogna prendere atto anche di questo, che in giro per il mondo si stanno riqualificando vecchie zone o vecchi stadi, li stanno rifacendo, parlo di America, parlo di Inghilterra, in Argentina, da tutte le parti, in modo tale da riqualificare le zone. Adesso lo stadio di Ferrara non è una zona che vada molto riqualificata perché è una zona centrale, però a parte, tra virgolette, bonificata, però ecco, forse mi si passi questo termine, forse mi avete raccontato, va bonificata, e per cui la posizione è indubbiamente bellissima. Dopo però chiaramente le infrastrutture bisogna farle, quindi o creare parcheggi adeguati, perché quando arriva la Serie A lo stadio lo riempi, non dico tutte le domeniche ma quasi. Per cui devi avere la capacità di smaltimento rapidissima, a quel punto devi fare parcheggi che siano decentralizzati, però con navette che portino allo stadio, hai la fortuna di avere la stazione, tra l'altro, che puoi andare a piedi, per cui non hai neanche grossi problemi. No, indubbiamente va bene anche rifare nuovo questo stadio, che per noi è storico, tra l'altro. Ecco, poi Alessandro, mi pare di poter dire che questo tipo di stadio così strutturato, una volta in cui ci sarà la possibilità di dar spazio anche a 3.000 spettatori in gradinata,
per chi è in casa, vedi lo Juventus Stadio, sono solo paragoni irriverenti, però diciamo che a livello strutturale è questo, si sentono. È uno stadio che si sente, io lo dico, è uno stadio all'inglese perché comunque è tutto compatto lì, poi come andrà a finire per la costruzione o meno non lo so, perché non sono stato neanche dietro a queste cose, che c'è chi se ne occupa, quindi però è uno stadio che se è tutto pieno diventa uno stadio veramente bello, che fa paura agli altri, e spinge i giocatori della SPAL. Continueremo ad approfondire questo discorso successivamente, adesso torniamo invece al calcio giocato, andiamo a vedere le azioni principali di SPAL Pisa con la Moviola in collaborazione con Bedendo Prefabbricati. Bene, iniziamo con il cronometro che non ha ancora compiuto il primo giro di lancette, come si diceva una volta, perché adesso è tutto digitalizzato. È Schiattarella che alza la testa, porge questo pallone d'oro a Floccari e non riesce a tenerlo basso, nonostante abbia calciato bombe Landrini. Bene, poi fino a Vaderato vede che il pallone gli rimbalza proprio, si impenna leggermente. Sì, ha avuto, sicuramente gli ha balzato nel momento che stava calciando, ha cercato di tenerla più bassa possibile, però non ci è riuscito. Si è vista subito la spalla propositiva. Poi c'è stata questa fase di grande equilibrio e dopo una ventina di minuti la spalla riesce a sbloccare il risultato con un'azione che vorrei fosse commentata da voi, perché per me questa è un'azione magistrale per come è stata concepita e per come poi è stata completata. Provoco un po' lui, ti dico che Schiattarella ha sbagliato molto, ma penso che abbia fatto una cosa... Quelle erano meraviglie, lo devo riconoscere. Quel passaggio lì di tacco, così, ma tutta l'azione è uno spettacolo. Però, è uno spettacolo per dire, assoluto. Vedi, però penso tu che, vedi, adesso tu penso mi provo. Che il video, problema è che problema il biglietto... con la finalizzazione di Antonucci mezza girata, penso che... Io sono un innamorato di Schiattarella. No, allora, vederlo sbagliare quattro passaggi in fila è una roba che non mi è capitata dall'inizio dell'anno. Perché non siamo abituati. Che non succede mai, una volta che succede me ne accorgo. È umano anche Schiattarella. No, quell'azione è uno spettacolo, veramente bellissimo. Poi sottolineerei, avvocato, anche la precisione del tempismo del cross di Lazzari, che sta crescendo anche sotto questo profilo. Lazzari è cresciuto dai tempi della Giacomenso, io lo vedevo allora veramente in maniera esponenziale. Oggi come oggi è un giocatore che può fare la Serie A. Per essere, per diciamo così, per raggiungere il top, secondo me dovrebbe cominciare a fare qualche gol. Se Lazzari è un giocatore che arriva a fare sui 5-6 gol all'anno, diventa un giocatore ottimo da Serie A. Bene, io mi fermerei, Vale, poi proseguiamo successivamente con le fasi salienti del match di sabato. Ci fermiamo per la pubblicità, quindi torniamo tra poco con la seconda parte. Allora, andiamo avanti ancora, ci dice la regia prontamente, quindi andiamo al minuto 38, qui ha cambiato qualcosa tatticamente Gattuso, ha avanzato il raggio d'azione di Mannini, è passata la difesa a 4 e qui c'è un miracolo, direi, di Castagnetti, mi pare, che è proprio... Non penso, Ale, che qui Meret potesse riuscire a intercettare questo pallone sulla conclusione di Gulobovic. Non lo so, era sulla traiettoria, però era anche un po' coperto, quindi la dinamica, sai, poi dalla panchina non è che si è vista molto bene, perché si sono tuffati in 3 o 4, poi anche Castagnetti che l'ha intercettata. Quindi... Ecco, qui però troppa libertà per i giocatori al limite dell'area del Pisa, completamente liberi, tutti attratti dalla palla, cioè, ci voleva maggior copertura, sai, in questo frangente. Cioè, vedi, vanno anche 4 giocatori loro verso il primo palo, quindi quella è stata una situazione che più che essere attratti dalla palla si è andato anche magari in marcatura sull'uomo. Rivediamo ancora questa palla che esce, Golubovic ha tutto il tempo di controllarla. Questo è un intervento che vale un gol di Castagnetti. E che farai notare a quei nostri spettatori che chiedevano di sostituirlo Castagnetti, perché, come dire, questo vale un gol fatto. Sinceramente è un giocatore che soffre un po' i ritmi alti, soffre la pressione. È vero. Quindi certe partite... Però diamo a Cesare quello che è di Cesare e ha fatto un signore. È chiaro che la SPAL deve essere abile nel momento in cui si spreca l'energia a coprire Castagnetti, poi a scrutare i giocatori che possono rimanere liberi. Stavi dicendo, Alessandro? No, è che secondo me guardando queste azioni si vede veramente la qualità e lo spessore di questi giocatori, che da una parte l'azione di prima era strepitosa, direi proprio uno spot meraviglioso allo sport del calcio, e da qui la tenacia e la forza, perché insomma non è soltanto una questione di tecnica ma di determinazione, ecco.
Vale. Ci fermiamo davvero adesso, torniamo tra poco con la seconda parte della Moviola. Eccoci nuovamente con le fasi salienti della gara di sabato, andiamo al 40° minuto, qui chiamerei in causa un po' tutti, vorrei una vostra spiegazione di come secondo la vostra opinione qui Cremonesi è andato in questo modo così scordinato su questo pallone, cosa può averlo indotto ad alzare così la mano? Pallavolista, lo chiedo a te. Ma, fatto salvo che non è il caso di ingaggiarlo, insomma, io ne parlavo anche prima, insomma, è facile insomma, fare delle riflessioni quando lo vedi alla Moviola, quando insomma, lì sei alla fine della partita, sei in un'azione concitata, molto niente ti stanno spingendo, stai saltando in un certo modo, insomma, lì è un incidente, insomma, molto niente sei saltato perdendo per una questione di elevazione con tutte e due le braccia, dopodiché hai perso un attimo l'equilibrio, ecco. Ale, il tuo giudizio proprio tecnicamente come si può la fisicità di Giabanelli, cioè, ha cercato di andarlo a contendere, si vede proprio, vedi, è nettamente più basso, ha cercato di, secondo me, mettere il braccio per poter spostare l'equilibrio dell'avversario. Ma sì, ha cercato, cioè, poteva rimanere la Giacomese, la giocava in terza categoria. Una decisione errata, però ci sta, ecco, ha cercato di poter andare a sbilanciare il giocatore, non c'è riuscito, ha preso la palla. Ovviamente, avvocato, nulla da eccepire sulla decisione di Valerio in questa frangente. No, ma poi sono quelle situazioni sfortunate, veramente uno va su una palla in maniera scordinata e la palla ti picchia lì e cosa vuoi fare? Lui in effetti stava spingendo, lo doveva fare con la mano più bassa, però mentre salti delle volte ti capita, non c'è niente da dire. Sul dischetto poi va Mannini che rispetto ovviamente a Meretta e esperienza da vendere potrebbe essere quasi il papà di Meretta, il capitano del Pisa, classe 1983, quindi più o meno ci siamo. Meretta ha intuito, Alessandro però non ha avuto la possibilità di arrivare su questo pallone. Ha calciato bene, Alex è andato da quella parte lì però non ci è arrivato. 1-1, si inizia con il secondo tempo che vede la SPAL decisa, determinata ancora alla ricerca del gol del successo e dopo appena due minuti riesce a conquistare questo pallone scambiandolo con Floccheri e Antenucci, molto bravo, molto reattivo qui Wicani, perché spesso il portiere non fa in tempo ad andare giù, come si suol dire. È un buon portiere, non è la prima volta che quest'anno fa delle parate importanti. Però qui la capacità, ha fatto una grande cosa, ha calciato bene, gli ha fatto una grande parata. Molte troviamo anche dei portieri. Sì. Qui abbiniamo caparbietà, quindi volontà, determinazione e anche tecnica da parte di Antenucci. Perché assolutamente. Guarda con che determinazione va a conquistare questo pallone, ma soprattutto poi è la giocata di Floccheri. Assolutamente. Vabbè, sono due giocatori. Penso che Floccheri a Bologna dicevano che non poteva giocare a pallone, per dirti come funziona. In Serie B indubbiamente è un giocatore che fa la differenza, è chiaro che deve non lo devi sputare. Secondo me può giocare anche in A tranquillamente. Però è un giocatore che sa sempre farsi trovare pronto, gioca su 100 metri, perché lo vediamo spesso anche in difesa, lo vediamo spesso anche a centrocampo per ispirare il gioco, Alessandro. Un giocatore che gioca per la categoria è un lusso. Completamente per la squadra, è anche un finanziatore, quindi è un giocatore, si è fatto credo 15 anni di Serie A ad alti livelli e in squadre importanti, penso che le sue qualità non si discutono. Poi che ci sta dando una grossa mano. Poi forse avvocato anche questo spirito di rivalsa proprio nei confronti dei colori rosso-blu, vorrebbe tornare in quella categoria per poter dimostrare che forse avrebbe potuto meritare maggior considerazione, ulteriore stimolo. Comunque quando giocava ci poteva stare tranquillamente anche nel Bologna, tu vedi il Bologna è una squadra dove non segna nessuno neanche per sbaglio, per cui Floccheri se lo usavi nel modo giusto molto probabilmente ci stava alla grande anche nel Bologna, solo che non lo potevi usare come punta esterna larga, vabbè, lasciamo perdere questi discorsi. Poi mi sembra, Alessandro, per quel po' che siamo riusciti a conoscere in questo periodo, che sia un giocatore anche di grande personalità, grande serenità, quindi all'interno dello spogliatoio può diventare uno dei vari punti di riferimento su cui potete fare affidamento. Sì, un ragazzo innanzitutto è arrivato, è un ragazzo eccezionale, si è subito inserito
all'interno del gruppo, con umiltà, si è messa al servizio della squadra, ha portato tutta la sua esperienza, e quindi è stato veramente un valore aggiunto. È andato a completare quello che è questo gruppo, un gruppo fatto di calciatori, ma primariamente di uomini. Procediamo, appunto abbiamo parlato di Floccheri, adesso vediamo al quinto minuto della ripresa un'azione che lo vede protagonista, controlla e poi spara lì, anche con un pizzico di malasorte, mi pare proprio addosso ancora a Tabanelli. Si arrabbia Floccheri dopo questa grande puntata di Lazzari, e qui ancora Lazzari, oltre che veloce, oltre che incontenibile, in questo frangente è stato molto molto anche lucido nel mettere il pallone proprio lì sui piedi di Floccheri. Forse avrebbe potuto cercare di calciare di prima con le sue qualità tecniche, Alessandro. Sì, però gli era andata leggermente indietro, quindi voleva andare sulla sicurezza dello stop, ha calciato a botta sicura, ha trovato il difensore. Diciamo che è stato un Castagnetti del Pisa questo qui, dai. Ma il difensore l'ha presa sul braccio o no, che non ho visto bene? No, mi pare, secondo me l'ha presa sul fianco. Sul fianco, sì, l'ha presa sul fianco, non... Ecco, guarda, da qui possiamo vedere proprio meglio. Poi è talmente violenta che... anche nel caso in cui non si può, però oggi come oggi, se stai a braccia aperte ti danno rigore. No, però si girava, quindi nel calciare ha girato il busto. Chiaramente noi l'avremmo preso il rigore, però altra fase di stanca. 32esimo minuto, ancora una palla gol limpida, guardate anche in questo caso, il movimento di Mora è servito alla perfezione, si libera di un avversario, rientra sul sinistro, quasi pennella questo pallone per Cremonesi, che non so cosa avrebbe pagato Alessandro per mettere a segno questo gol. Secondo me sarebbe corso fin sotto la curva a cogliere l'abbraccio di tutti i tifosi. Lo merita ugualmente l'abbraccio. Sì. Com'è? Lo merita ugualmente l'abbraccio. Lo merita ugualmente perché, ripeto, può stare di fare un fallo come è capitato a lui, però penso che la stagione che sta facendo anche Michele sia una stagione da applausi, perché bisogna applaudirli tutti per quello che stanno facendo. Guardate come scava, avvocato, col sinistro per effettuare il cross, il pallone Mora, proprio l'ha pennellato. Se due anni fa mi avessero detto che diventava un giocatore del genere non ci avrei creduto. Anche questo è un ragazzo cresciuto di smisura. Ambimancino, dico bene perché... Ambimancino, diciamo ambidestro, ma lui è un ambimancino, perché calcia indifferentemente col destro e col sinistro, anche se tendenzialmente, correggimi se sbaglio, è più sinistroide. Sinistroide. Poi c'è un brivido, perché non ne abbiamo tanto parlato, però in realtà al 38esimo minuto c'è un'opportunità per il Pisa. Angolo di Angiulli, e qui sinceramente io ho temuto un po', Alessandro, perché Gatto è andato in anticipo e sono quelle palle che diventano quasi imprendibili per il portiere, anche se Meret comunque appariva piazzato. Sì, sono quelle palle che vengono girate verso la porta, prendono quella traiettoria che magari possono mettere in difficoltà anche il portiere. Però eravamo messi bene, quindi c'è stata... E qui finisce la partita praticamente, che poi entra anche Zigoni, entra... Però vedi, Sandro, nel contesto abbiamo analizzato, io penso che abbiamo creato la prestazione come abbiamo visto anche nelle occasioni da gol, l'abbiamo fatta... purtroppo non siamo riusciti a portare a casa il risultato pieno, però penso che questa squadra vada supportata sempre, perché comunque quando scende in campo scende sempre in campo per fare prestazione. Ribadiamo, è un campionato difficilissimo all'insegna dell'equilibrio, con grandi qualità tecniche e tattiche, questo di Serie B, quindi non si può pensare, avvocato, di vincere tutte le partite, anche se, come si suol dire, l'appetito viene mangiando. Ma ti dico, non solo, è il campionato dove tu devi avere continuità, anche se fai un punto, bisogna fare il punto. Ci sono delle volte che uno spinge perché vuol vincere a tutti i costi, per esempio la partita di Verona,
a me è piaciuta moltissimo. La Spal, se avesse spinto di più, forse poteva vincere Verona, però è stata una partita equilibrata che ha saputo gestire benissimo, e le partite vanno sapute gestire. Quest'anno abbiamo finalmente una squadra che sa gestire, secondo me, gli episodi e la partita. Poi è, squadra, poi è una squadra che sa farla stare in campo. Molto, ma tutta, tutti i ragazzi, come dicevo prima, ha due squadre che sanno praticamente stare in campo con le stesse qualità. Perché se tu guardi, abbiamo quattro punte che possono segnare tutte, e sono tutte con forza fisica e con classe. Per cui veramente bravo Vagnati. E alla lunga questa situazione potrebbe diventare molto utile. Ricordiamo quel momento che parte dalla trasferta di Avellino del 30 marzo e si conclude con quella di La Spezia il 25 aprile. Ci sono 7 partite in questo periodo. Questa, secondo me, Alessandro, potrebbe essere la fase decisiva del campionato. Qui avere tante risorse in organico potrebbe rivelarsi determinante. Io penso di sì, cioè, è la parte del campionato più concentrata per numero di partite. Penso che sia poi verso, sta andando verso la fine, quindi comincia a delinearsi un po' il, quello che deve essere il rush finale. Poi scusa, gli scontri diretti, se non sbaglio, con le squadre di prime classifiche le abbiamo in casa, o sbaglio? E deve venire il Frosinone a Ferrara. Quindi guarda, la situazione è questa: tu sei in svantaggio nei confronti diretti, perché ricordiamo, in caso di arrivo a pari punti si deve guardare la situazione dei confronti diretti. Quindi col Verona sei in svantaggio, col Benevento sei in vantaggio, no, sei in parità col Benevento, perché no, 3-0, abbiamo vinto 3-0. Sì. Sì, quindi siamo in vantaggio, siamo in vantaggio. E con il Frosinone devi attendere il match di ritorno, hai perso 1-0 là. Quindi non è una situazione, diciamo, negativa per la Spal, positiva, per cui attendiamo comunque prima di pensare a questo. Adesso cerchiamo di rimanere in questa posizione. Ma Valentina, costa poco essere ottimisti, dai. Esatto. Non bisogna esagerare, però, come diceva il mister la scorsa settimana, non esageriamo, però è giusto guardare con speranza al futuro. Rimane sempre al nostro fianco il salumificio Magnoni, che ogni lunedì regala ai nostri ospiti il buono per un ritiro di una porzione di salame da sugo IGP da ritirare presso il negozio in via 100-340 a Borgo di Vigrano Mainarda, dove il salumificio Magnoni aspetta anche tutti voi telespettatori per provare i buonissimi prodotti. Vale, abbiamo ancora qualche messaggio? Sì, riguardanti appunto, stiamo parlando prima della questione dei biglietti dello stadio, ci chiedono i telespettatori se in caso di playoff gli abbonati saranno in qualche senso privilegiati per quanto riguarda questo dipende dalla società. Io non posso perché non so, quindi bisogna chiedere alla società, bisogna parlare con chi si occupa del discorso biglietteria, ecco. Questa sarà una situazione che verrà valutata cammin facendo da parte della città, che sappiamo anche per la trasferta di Carpi sta cercando di sensibilizzare e la società modenese e la Lega, perché difficilmente da parte dei tifosi del Carpi si riempirebbe lo stadio, quindi si richiede la possibilità di avere qualche tagliando in più, perché se i tifosi della Spal sono andati in 3.000 a Verona il lunedì sera, immaginatevi in quanti vorrebbero arrivare al Cabassi. Messaggi ancora, Valentina? Sì, anche sempre per quanto riguarda la questione dei biglietti, ci chiedono anche i nostri telespettatori come funzionerà invece per quanto riguarda quella partita che si giocherà a Ferrara del torneo di Viareggio. Se Andrini, si acquisteranno i biglietti allo stadio, esatto. Non so se ci sia una biglietteria aperta allo stadio, non penso ci sia una prevendita, però sì, questo anche è sempre meglio chiamare in sede, informarsi per quello che sono 8.000 biglietti, cercare della biglietteria, 8.000 posti allo stadio per sì, la partita, penso che giovanile ci sia una biglietteria allo stadio, ecco, a proposito, quindi mi è stato dato il destro per ricordare quello che è il calendario del torneo di Viareggio per quanto riguarda il primo turno per la Spal, che ospiterà la formazione di New York lunedì alle 15 al Paolo Massa, quindi ci sarà questo bello appuntamento, importante appuntamento. Poi mercoledì invece ad Agliana, il paese di Andrea Mangoni, la Spal affronterà il Passe Giannina, che è una squadra del campionato greco, e poi il confronto il sabato successivo alla Spezia con l'Inter di Stefano Vecchi. Anche questo è un altro premio per la società, è un altro riconoscimento per la società. Io penso che
partecipare al torneo di Viareggio sia una cosa importante, è un torneo internazionale, è un torneo molto, molto seguito, dove i nostri ragazzi possono disputarlo e possono essere protagonisti. Quindi anche per la società è una cosa importante la partecipazione. Allora, una società che sta crescendo anche per quanto riguarda il settore giovanile, sta ricoinvolgendo la provincia, i giovani della provincia. Sì, ma infatti secondo me quando parlavamo prima di progetto nasce da lì. Cioè io parlando spesso volentieri anche confrontandomi con Mattioli, con Walter, lui è stato molto bravo nel capirlo, nell'andare in provincia, nel fare un progetto con tutte le altre società, nel potenziare il centro giovani, nel credere. Scusami se ti interrompo perché è importante, finale a Frosinone, Valentina. Pareggio quindi tra Frosinone e Cittadella 1-1. Quando si diceva che non era poi così facile, poi torniamo su questo argomento, io vi ricordo solo la classifica a questo punto, il Frosinone va a 53 punti, 52 SPAL, 52 Verona. Scusami Alessandro, ma no, anzi. L'attualità. No, ma guarda, oltretutto con la coda dell'occhio guardavamo insomma la partita, quindi cioè, abbiamo visto anche due o tre azioni veramente importanti. Cittadella a 30 secondi dalla conclusione dell'occasione, finissima gol del 2-1. No, si parlava di giovani, e, a parte prima parlavamo anche dei giovani della SPAL e quindi non nascono dal caso certi tipi di scelte. E il vero coinvolgimento del territorio, di portare le squadre insomma giovanili all'interno del centro SPAL, di puntare su questo, è secondo me un messaggio bellissimo che anche questo ha coinvolto tanto la città. Ecco. Valentina. Torniamo alla partita di sabato, andiamo a vedere chi questa settimana si è conteso il trofeo di migliore in campo con l'Ippari Biancazzurra in collaborazione con l'Utensileria Bondenese. Come ogni settimana i giornalisti ferraresi hanno indicato il migliore in campo, il Resto del Carlino e lo Spallino.com premiano proprio l'autore del gol del provvisorio 1-0 Antenucci, la Nuova Ferrara premia invece la prestazione di Mora e www.telestense.it e Telestense invece premiano Lazzari, che è definito incontenibile anche dallo stesso Gattuso a fine partita. Non chiamiamo in causa Alessandro Andreini, chiamiamo in causa gli altri ospiti. Condividete questi giudizi sui migliori? Antenucci ha fatto un gol stupendo però Lazzari gli ha dato una palla favolosa, quindi diciamo così, solo quel gol lì da solo vale la menzione di tutti e due i giocatori. Condivido, l'azione è meravigliosa, cioè, lo dicevamo prima, è veramente da spot, oserei dire da Sky, ecco. Continui. Azione splendida, però io tutte le volte che vedo Mora che gioca mi sono felice e quindi io mi schiero con quelli della Nuova Ferrara che hanno votato per Mora. Alessandro, il fatto che ci sia incertezza sul giudicare il migliore significa che in tanti giocatori della SPAL si sono disimpegnati nel migliore dei modi. Anche questo è un altro segno positivo. Assolutamente. Quindi vuol dire che è una squadra fatta di giocatori di qualità. Quindi è bene che ci sia sempre una difficoltà da chi deve dare delle votazioni. Vuol dire che noi siamo contenti di avere a disposizione questi ragazzi. E difficoltà anche per il mister. È per il mister che deve scegliere. Però sai, il mister è bravo a valutare, è bravo a gestire, quindi quando deve fare delle scelte, ha sempre fatto delle scelte che poi hanno portato dei risultati, a prescindere dal risultato pallo numerico, ma risultato di prestazione. Quindi credo che questo, di questo gliene vada dato atto e anche a lui vanno fatti i complimenti, come al suo staff e come al direttore che ha scelto questi giocatori, come ripeto e ho detto prima, sia a livello tecnico ma a livello umano. Quanti timori ci sono che Arini venga squalificato? La tua sensazione personale? Ma cioè, non lo so, perché comunque sono situazioni che obiettivamente non è che ne sono a conoscenza, non sono molto a conoscenza della situazione, però ci sta anche che magari possa risolversi nel migliore dei modi. Questo è quello che ci auguriamo tutti. Questo indubbiamente è l'auspicio e la speranza di tutti. C'è anche la possibilità che salti il banco, nel senso che alla fine praticamente questo processo non sa da fa, non si faccia. No, quindi queste sono le assurdità del calcio italiano. Adesso abbiamo il nuovo presidente Tavecchio, ma
nuovo ta vecchio. Sì, proprio così. Abbiamo ringiovanito, abbiamo gente che aveva 90, 76 anni, 74, 85, 88, uno spettacolo. E la giustizia calcistica. Ma si può avere dei campionati che tu arrivi a metà campionato, poi una squadra gli cava 7 punti, una 3 punti, una 15 punti, l'altro gli squalificano 3 giocatori, ma non ci può essere un periodo di un mese finito il campionato dove tu prendi tutte le decisioni di questo mondo e mandi a casa della gente? Ma si può avere una giustizia fatta così? E io veramente dico che se non c'è voglia di rinnovare e di fare le cose fatte bene in Italia, questa è una situazione che andrebbe valutata prima di tutte le altre. Guarda, la stessa situazione in cui si ritrova il Pisa, che non è ancora a conoscenza. Appunto. Di quanti punti l'Avellino dovrà fare a meno, l'Avellino stesso e Latina, perché anche Latina è un'altra società. Appunto. È inadempiente. E allora quindi tu fai un campionato di un anno, hai capito, dove ti giochi la vita e dopo alla fine ti ritrovi o retrocesso o non si sa dove. Io posso anche scendere in campo, diciamo, col bilancino, nel senso che se ho 4 punti di vantaggio posso anche accettare. Ma scusa, facciamo l'esempio della SPAL. La SPAL prende un giocatore, glielo squalifica, perché il giocatore più importante che c'ha la squadra in quel determinato momento, te lo squalificano per una cosa che ha fatto 3 anni fa in un campionato, e tu cosa fai? Hai buttato via dei soldi che hai lavorato per anche che cosa? Anche se qui la SPAL è sempre stata molto, molto chiara, molto sincera, ma sapeva che c'era questa spada di Damo che pendeva sul capo Ma indubbiamente, però faccio un discorso generale, capito? Bisogna fare la giustizia sportiva, va applicata in maniera diversa. È ora di cominciare a fare le cose in maniera diversa. Anche perché qui c'è la forte sensazione che qualcuno abbia millantato in questo caso, anche se noi non abbiamo ha avuto modo di ascoltare telefonate, certo. Però leggendo un po' i vari verbali c'è la sensazione che Arini sinceramente non avesse responsabilità alcuna. Alessandro, parliamo anche di pallavolo, presidente del comitato provinciale, consigliere di questa Crifi, che sta facendo bene in un campionato molto strano. Beh, diciamo che intanto a concetto di rinnovamento mi farebbe piacere fare un piccolo ricordo a una persona a me cara, che è Luciano Bratti, che è stato il presidente della Federazione Italiana Pallavolo di Ferrara. Da sempre. Da sempre, cioè, sì, da sempre, perché è stato presidente dal 72 fino a oggi, fino a febbraio. Poi è chiaro che la sua diciamo, eterna giovinezza inizia ad avere qualche piccolo cedimento. Allora, insomma, mi ha fatto molto piacere essere stato coinvolto da ex dirigente, ex allenatore in questo nuovo progetto, e quindi il fatto di essere il neo presidente della Federazione di Ferrara. E poi, come dicevi tu Alessandro, da sempre all'interno della Quattro Torri, e quindi con la squadra, la prima squadra che in questo istante è prima in classifica in Serie B, una Serie B ben diversa dalla Serie B del calcio, il livello è decisamente diverso da quello della Serie B anche degli altri anni, degli anni passati, della pallavolo stessa, perché c'è stata una riforma dei campionati che ha prodotto una amalgama, insomma, una uniformità di campionato tendenzialmente verso il basso, però insomma i ragazzi sono ragazzi che sono nati già l'anno scorso in una squadra coesa, e quindi questo è secondo me un live motive di tutte le strutture che possono portare avanti un progetto, che hanno la forza, insomma, di andare avanti, e che insomma sta in questo momento veleggiando, sperando, insomma, di poter contare fino alla fine per gli A2. Ricordiamo che oggi siete primi in classifica anche se avete disputato una partita in più rispetto a Montichiari. Sì, e comunque il campionato di Serie B porterà ad essere le prime due a fare dei gironi all'italiana con altre 9 squadre per 6 posti, quindi diventa un altro girone, un altro campionato del campionato. Però, insomma, la cosa peggiore che si può rilevare al termine di una stagione, arrivare uno e non avere la certezza di tagliare quel traguardo. Da quando io sono nato, per me lo sport è sempre stato: chi arriva prima a fine stagione deve centrare l'obiettivo, deve aver garantito l'obiettivo. Sì, questo è vero. C'è il fatto che la pallavolo, come la pallacanestro, come molti sport americani, c'è il concetto del playoff da sempre, quindi questo sì, ma uno promuovimene una. È nel DNA, insomma. Direi che, guarda, chi è forte vince. Questo è un concetto molto molto semplice, molto, molto facile, però la squadra forte che riesce a gestire tutto l'anno, se riesce a rimanere lì con la testa anche nei playoff, vince, fatto salvo insomma gli infortuni che in quel momento possono esserci. Io credo che, tornando a noi, sia un bel campionato, spero che il prossimo anno di poter, insomma, vedere la pallavolo in un campionato ancora di più alta
legnaggio. Ecco. Diciamo, vista la classifica, primo e secondo posto ormai è praticamente assicurato. Sì, arrivare primi ti consentirebbe di avere un girone probabilmente più semplice nei playoff, visto che ne passerebbero 6 su 9. Poi insomma bisognerebbe poi strutturare la squadra per la Serie A. Ecco. Siete pronti eventualmente? Ma io parlando con Mauro Baroni a proposito insomma di anche qui di imprenditori che hanno sempre creduto in questo progetto, insomma io ricordo che la pallavolo Quattro Torri dopo la Serie A è ripartita dalla Serie C con i ragazzi di Ferrara, quindi dalla Serie C ha vinto la Serie C, ha vinto la B2 fino in B1. E queste sono le cose che piacciono tanto. Sì, credo che comunque con numeri molto più contenuti. Mauro e gli altri imprenditori sarebbero pronti a scommettere nuovamente su loro stessi a fare un campionato di A2. Ecco. Ci fermiamo per la pubblicità, torniamo tra poco con le nostre rubriche. A proposito di Mauro Baroni e di pallavolo, come sempre il caffè Crifi è a nostro fianco, il caffè degli sportivi. A proposito, Alessandro, di imprenditori vicini... No, Mauro è veramente un grande imprenditore, non lo dico solo perché è un amico, ma è una persona che ha scommesso sullo sport, e come ha fatto poi Simone Colombarini, come ha fatto la famiglia Colombarini. Cioè sono quelle persone che dedicano la loro impresa al messaggio che dà lo sport, che è un messaggio importante. E anche voi lavorate tanto a livello giovanile. Sì, ma perché secondo me è la chiave. Cioè, quando anch'io personalmente ho deciso di fare il presidente federale a Ferrara è perché sei presidente delle giovanili, cioè il presidente del territorio. Cioè, se tu non semi in un territorio e non hai prospettive ai tuoi ragazzi, al tuo futuro, cioè non va da nessuna parte. Che sia una squadra di vertice non ha futuro senza i tuoi giovani. Oltretutto la pallavolo ha un grande movimento nel settore femminile. Sì, e la federazione, questa è un'altra cosa incredibile, cioè coinvolge 36 società in tutta la provincia e migliaia di ragazze. Secondo me c'è ancora molto da fare perché coinvolge una certa grande quantità, insomma, in termini di partecipazione, ma non un livello altissimo in termini di prestazione, perché insomma se tu pensi che la squadra più alta di vertice in termini femminili è una squadra di Serie C, e quindi insomma una categoria piuttosto bassa, con tutto il rispetto per chi la sta partecipando, insomma credo che potrebbe essere, tornando all'esempio del nostro territorio, anche a livello femminile un territorio dove possa esprimere anche squadre di livello un po' più alto. Questo garantisce però anche alle ragazze che escono dalle categorie giovanili di poter continuare nell'attività, anche questo è molto importante. Sì, sono convinto che possa continuare a darti la possibilità di stare a casa tua, di studiare, di poterla divertirti, perché insomma la pallavolo è uno sport che ha una qualità della vita completamente diversa, perché chiaramente ha anche dei stipendi in termini di rimborsi spese completamente diverse rispetto ad altri sport, e se ci fosse la possibilità di un progetto più strutturato ti consentirebbe di avere delle squadre un pochettino più di alto vertice, ma anche nei paesi più piccoli. Insomma, io non credo che gli sport come la pallavolo, come altri, possano essere tutti riconducibili esclusivamente a sul capoluogo di provincia, quindi anche in piccoli comuni potrebbero esserci delle eccellenze che dargli anche un valore. Ecco. Tornando al campionato di Serie B, una giornata che ha espresso diremo alcuni temi importanti. SPAL, Frosinone e Benevento, quindi tre delle prime quattro bloccate sul pareggio. Ha vinto solo il Verona, che d'altro canto aveva assoluta necessità, per non dire indispensabilità, di ossigeno. Questo mi fa capire che equilibrio c'è, no? Quindi ora si va in una fase di un campionato dove ogni partita diventa una partita difficile perché c'è chi deve far punti per salvarsi, c'è chi deve far punti per poter raggiungere altri obiettivi. E si sono partite giocate proprio al limite e quindi si entra in una fase del campionato molto, molto importante. Si diceva che il Bari con i rinforzi di gennaio sarebbe diventata squadra in grado di rendere dura la vita anche alle avversarie in corsa per la promozione diretta. Invece sconfitta 2-0 a Chiara. Ma questo per dimostrare la difficoltà di questo campionato, premesso che è rimasto l'unico campionato decente in questo momento che c'è in Italia, perché facciamo un discorsino anche rapido e veloce, il campionato di Serie A è la cosa più demenziale che ci possa essere in questo momento in tutto il calcio europeo, ce l'abbiamo in Italia. Il calcio invece di Serie B, per il fatto che ci sono 4-5 squadre che sono satelliti, non sono una, tu sapevi, non di un altro pianeta, campionato sono satelliti. Che c'erano tre squadre retrocesse e una che avrebbe vinto il campionato. Ma dov'è che esiste un campionato del genere? Non esiste da nessuna parte.
Almeno su quelle che vincono, ecco, la Germania, sai che vince il Bayern, invece dall'altra parte se ne giocano in tre. Però in Italia sai già dall'inizio che vince la Juventus e le tre retrocesse quest'anno, potevi metterne un'altra in più, perché potevi dire l'Empoli se la giocherà, invece anche l'Empoli è fuori dalle lotte, ma è un campionato assurdo che non ha senso di esistere. Infatti vedi il Bologna perde quattro partite di seguito e non succede niente, l'Empoli perde quattro partite di seguito e non succede niente, mancano gli stimoli. Invece la Serie B è un campionato dove ogni domenica te la devi giocare. La SPAL è riuscita in questa situazione qua a creare veramente due squadre che fanno un ottimo calcio, per cui la gente si è appassionata, a Ferrara la gente ci va, in Serie A molta gente non va più allo stadio perché ne ha le scatole piene di vedere delle partitacce dove non se la giocano neanche, hai capito? Per cui se tu vedi la partita, non so, Inter-Milan, riempi lo stadio, oppure, non so, Roma-Lazio, se vai a vedere le altre partite, vedi gli stadi... Basta guardare anche Roma-Lazio di Coppa Italia, continui... Sì, certo. Deserto l'Olimpico. Sconfortante. Parlo di Roma-Lazio di campionato, per dirti. Però voglio dire, la gente ha voglia di divertirsi. Vai allo stadio per vedere... Il calcio deve darti delle emozioni, deve essere anche spettacolo. Noi invece facciamo... In Serie B... Volere volare la SPAL ti dà emozioni, ma non solo la SPAL, perché in generale il campionato, visto che ci sono cinque squadre che dovranno giocarsi la salvezza o retrocedendo, certo, direttamente o con i playoff, otto squadre che possono sperare con i playoff di salire con tre punti, con una vittoria e una sconfitta puoi essere lì a lottare per la retrocessione fino a due o tre giornate dalla conclusione del campionato. Però vedi che anche tu in questo istante, no? Prima parlavamo di chi arriva, sì, però la prima e la seconda salgono direttamente non mi fai cadere nel trappolone, Alessandro. Però vedi, ora io non sono nemmeno io sono un amante dei playoff per quanto riguarda il calcio, forse per una questione di storia, però ti garantisco che creano un certo tipo di pathos. È fuori discussione. In Lega Pro poi quest'anno, Alessandro, siamo tutti lì che ci chiediamo cosa succederà con questi playoff allargati alla trentina di squadre. Sì, 30 squadre ne va su una. Girone. Si ammazzeranno, sì, praticamente. 28 squadre ne va su una. La pazzia. Tu che sei di Lucca. Pazzia. Guardi un po' la tua lucchese o te ne frega? Sì. No. Io le squadre dove, a parte che vivo a Lucca, ma le squadre dove ho giocato le seguo sempre con interesse, perché comunque... hanno fatto parte della mia carriera, hanno fatto parte della mia vita, quindi le squadre dove ho lavorato, dove ho giocato, le seguo sempre con interesse e spero che facciano sempre bene. Andiamo adesso a vedere quali sono stati i tre gol più belli di questo ultimo turno di campionato con la rubrica Tre Gol Top in collaborazione con Assifin, agenzia di assicurazioni Zurich e Assimoco. Bene, partiamo con la medaglia di bronzo del nostro podio per i tre gol migliori della giornata in Serie B, e quello realizzato da Amari con la maglia del Entella, gol che noi abbiamo inserito nella sintesi proprio per come si è sviluppata l'azione. Condividete? Avvocato, Alessandro. Scusa, condividete che questo sia un gol meritorio di citazione? Meritevole di citazione quello che ha fatto Amari dell'Entella. Me lo riguardo perché guarda, ti eri distratto. Mi ero proprio distratto, stavo pensando. Eri in gossip con Alessandro Andrei. Esatto, proprio così. Alessandro Fortini che invece ero lucido. No, insomma, bellissima azione, anche perché insomma, dalla fascia destra, anche facendo la finta, insomma, bella azione davvero. Contini d'accordo, Marco? Mi è piaciuto molto l'appoggio dietro. Il tocco di Caputo, tocco, mi pare. Il tocco di Caputo, esatto. Gol numero 2 della nostra sintesi, questa è una giocata adesso individuale ed è la rete del Novara, esattamente con la conclusione al volo di Lancini. In mischia riesce a coordinarsi e a tenere giù il pallone nonostante sia strattonato. Gol da bomber di razza questo, anche se Lancini non è un attaccante. Assolutamente, è stato bravo anche a proteggere l'avversario dall'intercettazione della palla e a calciare in porta. Novara, altra squadra che ha fatto un salto in avanti nei playoff. Secondo voi il gol più bello invece? Quello di Antenucci. Vediamo se anche la nostra redazione ha scelto questo. E direi che questa nessuno, volta era facile però. Nessuno, Marco, ci può dire che siamo partigiani. È un gol, questo è un gol. Questo, indovinato questo senza neanche vederlo stavolta. Prima non ero questo è stupendo, veramente. È bello tutto, sia come è stata costruita l'azione sia come è stata la realizzazione finale. È bella anche la gioia, è bella l'esplosione. Questo è un gran gol. Guarda come si coordina. Questo è un gran gol. Con un 1-2 di solito si salta un avversario, lì ne ha saltati tre. Esatto.
Questo è un gol da Serie A. D'altro canto, anche se ha giocato solo una stagione in Serie A Catania, Antenucci è un giocatore che... Sono un po' le problematiche di voi calciatori. La fortuna o la sfortuna vi può portare a salti o a cadute di categoria inaspettati o immeritati. Sì, obiettivamente a volte magari un giocatore merita di più di quello che ha fatto nella carriera, perché magari ha avuto delle vicissitudini durante il percorso. Però credo che Mirko sia un giocatore importante e lo sta dimostrando anche quest'anno qui a Ferrara. Poi sta dimostrando anche tanta determinazione, tanta grinta. Si poteva temere che potesse arrivare a Ferrara appagato. Così non è, perché vedo che, lo diciamo chiaramente, si sacrifica e corre tantissimo. E induce anche i compagni, Floccari compreso, questi a non stare là, a fare il palo. Sono questi giocatori che hanno mentalità. E quando un giocatore ha mentalità, abbina le qualità che hanno, è ovvio che facciano queste annate. Ecco, devono essere pungolati però anche dallo staff. Ma sì, ma sicuramente la gestione deve essere sempre, ma questo ho detto prima, va dato merito allo staff, va dato merito all'allenatore, che riescono sempre a toccare le corde giuste. Però sono ragazzi che hanno mentalità e, come detto poc'anzi, la mentalità fa una bella fetta di giocatore. Ci colleghiamo quindi adesso alla classifica dei bomber della Serie B in collaborazione con Autofficina Mingosti. La doppietta rifilata martedì scorso alla Ternana consolida in prima posizione Pastini del Verona, quota 19 reti. Secondo abbiamo sempre Caputo dell'Entella, quota 14 reti. 11 gol invece per Ceravolo del Benevento, Caracciolo del Brescia e coda della Salernitana. Ricordiamo che Antenucci intanto sale in doppia cifra. Sale in doppia cifra anche Mirko Antenucci. No, il fatto è che sono 14 giocatori della SPAL che hanno trovato la via della rete. Per non dire 15, perché poi c'è un gol di Beghetto che in realtà è stato poi definito autogol. Siamo ripetitivi, Sandro, vuol dire che ti fa capire che organizzazione ha questa squadra, dai. Valeria, chi c'è sabato? Sabato arriva a Ferrara il Cesena, adesso noi andiamo a vedere come Francesco Cellini ci presenta l'avversario in collaborazione con studio tecnico di Altieri Fabio. Sarà il Cesena il prossimo avversario al Paolo Mazza della SPAL per la 30ª giornata di campionato. 17ª posizione per i romagnoli, che con 31 punti, di cui solo 9 dei quali conquistati lontano dal Manuzzi, si trovano a lottare in piena zona play-out. L'allenatore è l'ex tecnico di Perugia e Bari, Camplone, solito ultimamente schierare il modulo 3-5-2. Tra i pali gioca l'esperto Agliardi, difesa affidata all'esperienza del roccioso Ligi e a due marcatori puri, del calibro dell'ex Lanciano Rigione e del ghanese scuola Inter Doncor. A centrocampo, sugli esterni, a destra di Roberto, a sinistra Renzetti. In mezzo, la potenza di Conè è affiancata alla grinta di Crimi e dal talento del nazionale Under 21 Garritano. In attacco, tandem molto pericoloso, composto dall'estroso Ciano, già autore di 10 reti e miglior realizzatore romagnolo, e dall'esperto Cocco, arrivato a gennaio dal Frosinone. All'andata Cesena finì 1-1 con reti di Cinelli per i bianconeri e pareggio in pieno recupero per la SPAL di Cremonesi. Alessandro, Cesena che oggi è lì in zona play-out, a mio giudizio è una squadra i cui valori sono superiori rispetto a quelli espressi dalla classifica, quindi una squadra a cui sarà necessario fare molta molta attenzione. Perché è una squadra che ha anche dei giocatori di qualità con individualità importanti. È una squadra, secondo me, da affrontare con la massima attenzione, perché è una squadra che comunque ha un ottimo organico. Altra squadra molto solida, tra l'altro praticamente gioca con tre marcatori in difesa, ovvero Doncor, Rigione e Ligi. Poi attenzione alla coppia Cocco-Ciano. Cocco si è rigenerato dopo un paio d'anni in cui si era ritrovato un po' ai margini del grande calcio, dei grandi risultati personali. Sì, è andato lì a Cesena, ha avuto continuità quindi per giocare, quindi è riuscito a esprimersi, mi sembra che abbia fatto 2-3 gol quando è arrivato, se non vado... Ne ha fatti 5, mi pare 4 a Cesena. Com'è? 5, mi pare 4 a Cesena. 4 a Cesena. Vado a memoria, Ciano che ha fatto 10 gol, quindi ti fa capire che valori ci sono e che hanno anche dei numeri, quindi bisogna affrontarlo con la massima attenzione. Marco, gara attesissima dai tifosi, praticamente esauriti tutti i biglietti, o quasi, è rimasto
un piccolo quantitativo solo per la tribuna, ma diciamo che gli sportivi di fede bianco-azzurra si sono accaparati i biglietti non solo perché c'è il derby, ma anche perché continuano ad avere tanta fiducia in questa squadra. Ed è giusto sia così. Direi proprio di sì. Cioè, in questo momento dicevano che sono andati, che la curva è andata via in mezz'ora stamattina, qualcosa del genere. Alle 9:30 apertura, alle 9:30. D'altro canto. Ma oggi pomeriggio praticamente è esaurita anche la tribuna. Come quasi. Fai a non aver voglia di andare a vedere una partita? È una domanda che la faccio io a te. Perché come fai a non aver voglia, di andare alla Spal? Ma mi è piaciuto un messaggio uscito da un che ci ha proposto un telespettatore. Io c'ero anche quando ero in Serie D. Quindi c'è quello zoccolo duro lì che varia dai 2.500-3.000 spettatori a certo, cui si è aggregato, a cui si ovviamente. Aggiungono ovviamente tutti quelli del rinnovato entusiasmo. In questo momento proprio. Allora, noi ci vediamo sabato alle 15 al Mazza per questo attesissimo Spal Cesena, poi ci rivediamo qui il lunedì, grazie ai nostri ospiti Alessandri, su un fronte e sull'altro, buon lavoro. La Spal deve sperare in Agliardi. Che commetta qualche... non dirlo perché dopo ci fai miracoli sabato, avvocato, con la tua esperienza. Buona serata a tutti, ci vediamo sabato al Mazza. Poi.